Salve ragazzi, bentornati nella sezione tech di Overpress e come promesso ecco qui il primo vero sguardo, la prima vera recensione del nuovo Nexus 6 realizzato da Google in collaborazione con Motorola. Strano poi pensare che questa collaborazione sia arrivata dopo che Google ha venduto appunto Motorola a Lenovo, quindi invece di utilizzarla quando era di sua proprietà l'ha voluta utilizzare dopo, forse faceva anche parte dell'accordo, questo ovviamente non lo sappiamo. Comunque hanno sfornato un terminale davvero di ottimo livello. Infatti viene venduto rispetto a Nexus 5, che veniva venduto a 350-400 euro in base al modello e in base a dove lo si acquistava. Questo Nexus 6 lo vendono a 649 euro come prezzo base, quindi anche loro hanno puntato quindi su una fascia top di gamma per quanto riguarda questo terminale. Hanno voluto appunto puntare a competere con i migliori. È realizzato, noi abbiamo qui davanti la versione bianca, è realizzato con una plastica nella parte posteriore, ovviamente non rimovibile perché la cornice è in alluminio, come potete vedere con questa curvatura che rende comoda la presa quando lo utilizziamo appunto con una sola mano, però il retro è comunque in plastica rigida. E qui abbiamo la fotocamera posta nella parte alta con questo flash circolare. In realtà i flash sono due, uno posizionato a sinistra e uno a destra della lente. La luce emessa è abbastanza buona, così come le foto scattate con questa fotocamera che ha un sensore da 13 megapixel con autofocus, quindi un ottimo sensore. Ottimo anche l'effetto che ha il colore, non è proprio un bianco stile iPhone, ma diciamo che è più un bianco sporco, ma è veramente, veramente fantastico. La scritta Nexus è ovviamente in rilievo, mentre per quanto riguarda l'alluminio, dà quell'eleganza in più al terminale, quella caratteristica premium che ovviamente giustifica la spesa. Per quanto riguarda il sistema operativo, ovviamente è il primo terminale, o meglio, doveva essere il primo terminale ad arrivare sul mercato con Android 5.0 Lollipop. L'LG G3 ha anticipato forse di qualche giorno questo dispositivo, ma comunque bando alle ciance, monta l'ultima versione del sistema operativo aggiornata, quindi c'è tutto il meglio di Android per quanto riguarda il suo sistema operativo mobile. Le caratteristiche del terminale, beh, inutile dire che è il top per quanto riguarda velocità e display. Infatti lo schermo è da 5,96 pollici, schermo gigantesco, però possiede le stesse dimensioni, come avete visto nel confronto, le stesse dimensioni dell'iPhone 6. Infatti sono praticamente dell'iPhone 6 Plus, infatti sono praticamente identici per quanto riguarda dimensioni, però Google e Motorola hanno dato più spazio al display togliendo qualsiasi pulsante fisico posto frontalmente. Infatti qui c'è presente lo speaker, mentre qui in altro l'altro altoparlante però dedicato alle chiamate, e questo ha fatto sì che ci fosse più spazio appunto per introdurre questo display da 5,96 pollici, che dà una visuale gigantesca del terminale ed offre una risoluzione pari a 2560x1440, quindi sono 493 pixel per pollice, una densità di pixel spaventosa, straordinaria per quanto riguarda un display appunto così grande. Oltre al display c'è ovviamente il lato processore, è uno Snapdragon 855, quindi il meglio antecedente all'810 arrivato da poco e utilizzato ancora da pochi terminali, quindi è il top del top, fluidità massimi livelli, velocità veramente garantita con fluidità del sistema operativo fantastica. Passando da una sezione all'altra non c'è nessun tipo di lag, ritardo o cose del genere, le applicazioni si aprono in pochi secondi e il sistema mai lagga, mai va in brick, non c'è mai bisogno di, almeno per quanto l'ho utilizzato io, e fidatevi, l'ho utilizzato per 2 settimane prima di mettere in piedi questa video recensione con relativa recensione che troverete poi sul sito. Per quanto riguarda la RAM, sono 3 GB di RAM, quindi queste prestazioni ottimali sono garantite anche da questa accoppiata processore più RAM che veramente sfiorano livelli computeristici. Uso questo termine blasfemo, però più o meno ci stiamo avvicinando a quei livelli lì. Ricarica garantita dalla porta
USB che trovate in basso, il flash, i due flash ovviamente sono LED, la fotocamera frontale da 2 megapixel ovviamente va messa giusto perché deve esserci, magari per farsi qualche autoscatto, selfie come va di moda dirlo ora, oppure per qualche videochiamata, quindi meglio che ci sia. Ma ottima veramente la dotazione audio, perché lo speaker posto qui in alto, posto nella parte anteriore, permette la non otturazione. Di solito i terminali ce l'hanno sempre nella parte posteriore, quando lo ripoggiamo su un tavolo c'è sempre il solito effetto tappo, mentre in questo caso qualsiasi posizione mettere il terminale rimarrà sempre, l'audio verrà sempre verso l'alto. Ovviamente se lo mettete a testa in giù è un problema vostro, perché sapete bene che potete andare a graffiare il display, però la maggior parte delle persone lo utilizzano, lo poggiano sempre con il display rivolto verso l'alto, quindi così facendo l'audio verrà sparato ai massimi livelli. Però a farvi ascoltare un brano su Spotify, giusto per farvi vedere la qualità audio veramente eccezionale, un volume elevatissimo, ma non per questo poco valido per quanto riguarda la qualità, quindi non gracchia. Metto una canzone a caso. Si sente benissimo, audio veramente come se fosse uno speaker portatile, in poche parole, quindi dotazione per quanto riguarda multimedialità e soprattutto lato musicale, ma anche lato video perché abbiamo visto appunto la qualità del display è spaventosa, come potete vedere da questo sfondo che ho messo più tendente all'oscuro, ma che dà questo contrasto tra la montagna e appunto il cielo stellato, quindi vedete da voi che il contrasto è veramente fantastico, la nitidezza e la proporzione dei colori è pressoché perfetta, anche se mi ricorda per certi versi i dispositivi Galaxy di Samsung per quanto riguarda la tonalità e la sparaflescenza dei colori, che sembrano sparati al massimo, mentre quelli per esempio dell'iPhone o dei prodotti Apple in generale sono più veri, più saturati nel migliore dei modi, mentre questi sembrano più appunto sparati al massimo per sorprendere appunto chi utilizza questo tipo di display. Però tralasciando questo dettaglio, è uno schermo fantastico, e la maggior parte degli altri smartphone concorrenti si stanno, delle altre aziende concorrenti che lavorano su Android, si stanno adattando a raggiungere questo formato QHD, che praticamente sarà il futuro per quanto riguarda il comparto dei top smartphone. Batteria, la batteria ha avuto parecchi problemi, perché molte persone stanno appunto, molti possessori di Nexus 6 stanno lamentando un rigonfiamento della batteria che porta ad un'apertura della scocca, quindi è un problema abbastanza serio, perché la batteria quando danneggiata è abbastanza pericolosa per quanto riguarda la salute, perché può scoppiare, può diventare incandescente, eccetera eccetera. Il nostro per fortuna non ha problemi, almeno fino adesso. Comunque attenzione, perché Motorola ha confermato questo problema, quindi un'unità, un certo quantitativo di Nexus 6 ha problemi con la batteria. Tralasciando questo particolare, la batteria è da 3220 mAh, garantisce due giorni di utilizzo con intensità media, quindi se lo utilizzate in modo pacato, in modo ragionato, arriverete tranquillamente a 2 giorni di autonomia. Ovviamente quello dipenderà sempre dall'utilizzo che ne fate, mentre per quanto riguarda le dimensioni, per quanto riguarda l'altezza è alto 15,9 cm, mentre per quanto riguarda la larghezza è 8,3 cm. Lo spessore è non da record, infatti vedete la bombatura qui sotto della curva, la parte più estrema della curvatura, quella più spessa, è 10,1 mm. La presa comunque è comoda, il peso è di 184 grammi, quindi praticamente niente, si tiene in mano comodamente. Per quanto riguarda il resto, connettività ovviamente 4G LTE supportata, monta le nano SIM, c'è un apposito vassoio qui da tirar fuori tramite grip, si preme e esce fuori il cassetto, potete inserire appunto la SIM, la nano SIM. Per quanto riguarda il sistema operativo, come ho detto, Android
5.0 Lollipop, finalmente Android ha una sua fisionomia per quanto riguarda un suo stile per quanto riguarda il design, il famoso material design che Google ha introdotto appunto con questa nuova versione. Troviamo tutto più piatto, tutto più con colori più sensati, secondo me colori più piatti e tendenti ad occupare la maggior parte dello schermo. Infatti, non so, apriamo Twitter ad esempio, vedete che la parte alta si colora di blu come è poi la parte superiore dell'applicazione. Questa è un'implementazione che va fatta lato codice, quindi saranno le applicazioni a doversi aggiornare, gli sviluppatori dovranno aggiornare le loro applicazioni per far appunto supportare questa novità piccola, ma nel quotidiano affidatevi, vi farà apprezzare di più l'utilizzo di questo sistema operativo. Migliorate anche le notifiche, che finalmente vengono gestite con le scorciatoie al secondo swipe verso il basso, quindi possiamo averne accesso rapidamente. E poi finalmente le notifiche appaiono anche su schermo bloccato, quindi quando lo schermo è bloccato non c'è il LED, famoso LED del Nexus 5 che poco aveva senso. Qui invece finalmente c'è la possibilità di vedere le notifiche perché lo schermo si accende rimanendo sempre con sfondo nero. Questa è una cosa che mi è piaciuta particolarmente, perché così si va a preservare appunto quella che è la durata della batteria. E funzionalità OK Google attivabile da qualsiasi schermata, questo ovviamente è merito dell'applicazione ufficiale Google introdotta, disponibile su Google Play Store, aggiornata e scaricabile praticamente da tutti. Mentre per quanto riguarda altre caratteristiche, ci tengo a precisare un paio di chicche di Android Lollipop che mi sono particolarmente piaciute. Abbiamo fatto anche una lista delle 10 novità che più andranno a migliorare la vostra vita, a semplificare la vostra vita durante l'utilizzo quotidiano di questo sistema, di questo terminale o di qualsiasi altro terminale con montato Android 5.0 Lollipop. Almeno questa è la versione stock, ovviamente poi ci saranno le varie personalizzazioni, ma già la versione stock con queste novità migliora di tanto. E una su tutte è la possibilità di impostare un blocco dell'utilizzo dei dati, no? E quando noi abbiamo sottoscritto una promozione con il nostro operatore ci danno 2, 3, 5 GB da utilizzare. Noi dopo questi 5 GB, 3 o 2, quanti sono, c'è la possibilità di incorrere in un problema abbastanza importante, che è appunto la connessione continua e la sottrazione appunto del credito, perché appunto il telefono richiede sempre connessione anche per aggiornare magari i widget, e noi ovviamente non avendo promozione attiva andiamo, se non abbiamo il blocco andiamo a consumare quello che è il credito telefonico. Impostando il limite a 2, 3, 4, 5 e impostando appunto il parametro, e in questo caso lo metto a 3,7, automaticamente il terminale taglia la connessione dati non appena raggiungiamo quel limite lì. Ovviamente è un limite calcolato in base al terminale, quindi le connessioni ovviamente dovranno essere eseguite tramite questo dispositivo. Per quanto riguarda un'altra novità interessante, appunto, sono le scorciatoie raggiungibili da qui tramite appunto, come per esempio la torcia. Ecco qui che vi attivo il flash, i due flash visti prima, non giro per non farvi sfarfallare il video, richiudo immediatamente la scorciatoia e quindi posso disattivare quella che è la torcia. Ottima anche la visualizzazione delle schede per il multitasking, che permettono di avere una panoramica più completa delle applicazioni aperte. Ovviamente così le mandiamo via e possiamo riaprirle nel caso in cui ne avessimo bisogno. Sono in commercio due varianti, una da 32 e una da 64 GB. Quella da 32 costa 6,49, quella da 64 costa 6,99. C'è però un problema per quanto riguarda la questione costo, perché subito dopo la consegna dei primi Nexus 6 in Italia, molti piccoli negozi online, piccoli o non negozi online, hanno cominciato a vendere questo dispositivo a 550, 569, 599. Parliamo di un prezzo inferiore di 50, di 100, di 150 euro rispetto a quello offerto da Google, da quello messo a disposizione da Google sul Play Store. Quindi capite bene che chi lo aveva acquistato su Google Play Store pensando di poter godere di un certo controllo per quanto riguarda il prezzo si è dovuto appunto arrendere, perché mentre loro ricevevano a casa il Nexus 6 pagato 6,49, qualcun altro lo stava acquistando con consegna 2-3 giorni dopo a 100-150 euro in meno. Non è un ritardo a terminare questo problema, perché ci sono stati ritardi per quanto riguarda le consegne, ma il problema è derivato dal tempo. È un dispositivo nuovo, arrivato da poco sul mercato.
Ma un declassamento del prezzo, una diminuzione del prezzo così importante a pochi giorni dalla messa in vendita e dall'arrivo alle prime persone che l'hanno acquistato su Google Play Store, mi sembra più che altro una presa in giro, perché veramente sono 150, 100 o anche 150 euro di sconto per un terminale che è sul mercato da pochi giorni e che non è che è in vendita da 2-3 mesi. Quindi, per incentivare le vendite ormai in diminuzione, sì, appunto, si abbassa il prezzo per dare una spinta. In questo caso, no. Quindi, mi è sembrata molto una presa in giro. Vedete bene, ponderate bene prima di acquistarlo, perché, per quanto riguarda le caratteristiche, merita assolutamente. Per quanto riguarda il problema della batteria, sembra più o meno circoscritto a pochi utenti, per fortuna. Ma per quanto riguarda il prezzo, io vi sconsiglio di acquistarlo su Google Play Store, perché si trova ormai dappertutto a 550-569, come ho detto, 600 euro di minimo, quindi a 50 euro in meno come prezzo minimo rispetto al Google Play Store. E poi con Garanzia Italia, è quello che mi ha un po' lasciato spiazzato. Quindi monitorate bene la situazione. Sicuramente nei prossimi mesi scenderà, ma già se lo volete acquistare subito, perché vi ripeto, merita. È un dispositivo che per display, processore, RAM, sistema operativo, ha tutto quello che si può chiedere di aggiornato, di veloce, di prestante e di fluidità generale del sistema, di batteria e tutto quanto, ha tutto al top. Però per quanto riguarda la questione prezzo, ovviamente c'è da monitorare bene la situazione, perché conviene dare uno sguardo al web e non fidarsi troppo del Google Play Store, perché per esperienza personale non conviene. Questo è tutto, spero di avervi dato una panoramica completa sul terminale, grazie per averci visualizzato e alla prossima.